l'uva subisce degli stress, perché per avere la giusta maturazione ha bisogno comunque anche dell'acqua, cioè se abbiamo estati veramente molto calde e prolungate con appunto molti giorni dove non c'è pioggia, per cui l'uva tende ad avere una maturazione troppo veloce ed avere anche un tasso alcolico elevato, però è squilibrata su altri punti, ecco. Andare in Inghilterra, però i francesi parlano di terroir, cioè di territorio, di un problema. I terreni per la coltivazione dello champagne non sono più nello champagne, che è la sua regione storica, ma diventa. But the risk in the future is that the temperature will be too high, and so we will have a negative effect on the quality of the wine. Okay, and then in inglese, fare l'inglese per champagne mi sembra un insulto nazionale. And also, I know that some wine growers of France are now buying some fields in Great Britain for the production of champagne. So I think that probably because the area of close to Dijon and so on, it will be too warm for the production of champagne. Ma se ne dicono tante, ma penso insomma che rimarrà tutto così. Come ultimamente dicevano che avremmo avuto una siccità tremenda, abbiamo visto 3 giorni di pioggia assoluta, quindi io non mi preoccuperei più di tanto, insomma. Sai che deve essere abbastanza vicino, sennò viene.